Ciao ragazzi! Allora, com'è andata questa settimana? Bene? Allora, visto che ho avuto tantissimi disegni da parte di voi bimbi, anche dei genitori che si sono divertiti, alla fine di questo video vi faccio una piccola sorpresa. Quindi guardatelo tutto. Intanto, siete pronti per il nuovo disegno di questa settimana? Allora, vi ho chiesto di procurarvi una tazzina o un bicchiere, comunque con il cerchio grosso. E poi una tazzina più piccola, o anche lo scotch, come io ho lo scotch, ad esempio, servirà per fare qualcosa che adesso vi vedremo insieme. Allora, pronti? Disegniamo con la tazza, o per esempio Gabriele ha un bicchiere gigante. Con la tazzina o la ciotolina posizioniamo lo strumento al centro del foglio. Così Scusate, vedo. fate un pochino più sotto del centro del foglio. Fai un pochino più sotto. Ok, e con la matita facciamo il nostro cerchio di partenza. Ovviamente non calcate, sì amore, non calcate tanto perché ovviamente ci serve per fare la base del nostro personaggio misterioso. Ne approfitto per dirvi che questo personaggio me lo ha chiesto una bambina, Marta, che salutiamo. E ora con il righello, come abbiamo fatto l'altra volta, vediamo la lunghezza del diametro. Partendo da zero e con la matita facciamo un segnetto sulla metà. Il mio è 12, quindi basta, vado sul 6. Una volta fatta la metà, facciamo una bella riga. Fai la riga? Perfetto. E abbiamo adesso due linee che delimitano il centro. Sì, aspetto. Con il righello poi fate una riga, come abbiamo fatto con Paperino, leggermente sotto, fate magari un centimetro di distanza. Bravo, un quadretto. Se avete i quadretti è più facile come Gabriele. Guarda, fai vedere Gabriele. Bravissimo. E a questa riga fate un altro puntino a distanza, possiamo fare di un e mezzo. Quindi fai un centimetro e mezzo, un quadretto e mezzo, ok? Dimmi. Facciamo un'altra righettina, sempre a distanza di un centimetro, di un quadretto. Avete un quadretto? Un'altra riga, ok? Una volta fatte le righe, con la matita unite il puntino sempre con un'ondina, sì, all'altro puntino dell'incrocio del cerchio, così. Così. Deve essere unito, vedete? Deve essere unita al cerchio. Con il righello mettete il puntino verso sempre l'uno e mezzo. No, fate sì. Un e mezzo, sì. Quindi è un quadrato e mezzo qua. E unite sempre con un bel cerchio, fate una sorta di ovale, così guardate, vi faccio vedere. Toccate il cerchio, così, e andate sulla riga. Vedi? Tocchi il cerchio e giù verso la riga. Ma col righello fate un'altra righettina, sempre a distanza. Sempre a distanza di un centimetro sotto la mini, così, ok? Facciamo una curvetta. Allora, dobbiamo fare il nasino, non so se avete capito, però fate un ovale così. Aspetta, Le due righe ultime. aspetta. Fate un puntino sempre a un centimetro, sempre un centimetro dal cerchio sotto. Sì, è fatto giusto, amore, così. Cerchio sotto e unite così. Cerchio così. Come se fosse un sorriso, ok? E poi, sì. E poi un'altra cunetta dove nell'ultima riga del centro, quindi fate così. Una mezzaluna così. Ora bisogna fare gli occhietti. Adesso un po' ad occhio, magari fate sempre con un centimetro, fate un centimetro e mezzo con righello, 1,5. Tu fai il quadretto, un quadretto e mezzo, ok? Che al quadretto è più facile. Fate gli ovali, cioè gli occhietti, così. Uno e due. Io ho sbagliato. Mentre qua, mamma. Ovviamente la riga di mezzo deve servire da separatore, da separatrice. Scusate, tagliamo. Ok, e poi potete fare
le sopracciglia. Perché? Perché stiamo facendo. Quindi chi stiamo facendo? Mimmi! Mimmi! Ok, andiamo a fare. Facciamo due palline che guardano laterale. Pupille. Così. Come se guarda verso di là. Con la righettina fate un'altra riga sotto un pochino, proprio vicinissimo al cerchio, proprio vicino, ok? E fate partire la boccuccia, così. Allora, con il labbra toccate il cerchio, quindi per fare la bocca toccate il cerchio. Poi invece per fare la parte del viso toccate l'altra riga che avete fatto, così. Così si unisce al cerchio. Così? Bravo. Ed ora facciamo la lingua, scusate, così. Come un cuoricino. Dentro il triangolino fai la lingua. Bravissimo. E adesso quindi cos'è che manca? Le orecchie. Le orecchie. E come le facciamo? Con la tazzina o con lo scotch. Allora prendiamo la tazzina e la posizioniamo, andate un po' ad occhio, sopra il cerchio. Deve toccare la circonferenza. Magari per orientarvi fate il cerchio sopra la prima cunetta dell'occhietto qua e poi l'altro nell'altra, così almeno avete lo stesso, più o meno lo stesso livello delle orecchie. Se lo fate storte magari. Aspetta. Ecco qua. Allora, è uscito fuori Topolino, giusto? Quindi i maschietti possono fermarsi a Topolino se vogliono. Se vogliono fare Minnie, possono fare Minnie. Ma Marta ha scelto Mimmi, no Topolino. E quindi, visto che Marta ha scelto Mimmi, ovviamente noi andremo avanti a fare Mimmi. Chi vuole fermarsi a Topolino, questo è Topolino. Al massimo può fare il ciocchetto sotto, volendo, se vuole fare Topolino. Essendo Mimmi, facciamo il ciocchetto sopra. Andare in mezzo ai due tondi e fare un rettangolino con un po' di curve, così. Difficile. Potete farlo anche grande, tanto. Abbiamo fatto con paperino, l'altro che ha fatto rettangolo, facciamo delle pieghette che dà l'idea che è un fiocchettino. E poi partiamo col vero fiocchetto. Come si fa un fiocco così? E dall'altra parte facciamo così, poi facciamo così. E la stessa cosa di qua. Io ripeto, sono una schiappa a fare i fiocchi, eh. Posso fare un'altra, che io la scappa. Ok. Però com'è? Aspetta un attimo. Io mi scrappo. Ho fatto così, facciamo così. Vabbè, ancora. Guardate che ho fatto il fiocco. Se notate che le orecchie sono un pochino più alte, volete cambiare un po' la posizione, potete rifarle, eh? Ad esempio le mie li vedo un pochino troppo alte, le possiamo fare più basse. Lasciare così se devo fare così. Cosa? Quindi quando lavoriamo in matita si può sempre cancellare. Ok, ora potete, se volete fate gli occhietti giusto per dargli quanto qua si fa col pennarello. Il nasino, vedete voi come farlo, eh? Come volete, potete farlo anche a punta, tanto è un topolino, quindi ci va bene anche la puntina, se no tondo, lo volete voi. Ecco qua Topolina, magari le facciamo il collo, magari facciamo così, un po' elegantina. Non vuole così. Più. Le facciamo giusto un collettino di un dolce vita. Questo è il pizzettino, perché noi donne amiamo il pizzo. Okay. Okay. Facciamogli dei pallini, dei cerchietti. Cosa? Dei cerchi nel fiocchetto, li fate i cerchietti. Ecco qua. Così? Perfetto, bravissima. Se volete potete farli anche nel vestito, se poi volete fare il vestito. Fatto. Ecco qua. Disegno finito. Bozza finita. Mimmi. Gabriele. Io. E Leonardo. Poi io. E adesso la parte della definizione dei contorni. Ricalchiamo i contorni, quindi ricalchiamo le orecchie.
Uniamo il cerchio così viene tutta una cosa. Scarico. Così. Così. Ovviamente se volete correggere qualcosa potete, eh? Siamo sempre in te. Ecco qua. Quindi mamma. E poi si colorano gli occhi. Visto che appunta, facciamo così. Ok. Come topolino in gamba paperina. No, questo è topolino. Hai fatto anche questi? Questi mimmi, topolino. Anche questi? Come paperina. Gamba paperina. Ok, adesso? Ora prendiamo il rosso, con il rosso facciamo la lingua, bravissimi. Qua? Sì, fai i pallini bianchi però, lascia i pallini bianchi così. E perché pigliare i bianchi? Perché ho visto il disegno tuo. Faccia picche, picche. Mamma ne ha fatto a te. Sì. Ok, abbiamo fatto topolino e adesso facciamo la faccia. Togli la mano. Se volete poi alla mini possiamo fare anche le guanciotte rosse, come volete. Se la volete truccare un po', lì le bimbe possono sbizzarrirsi, se vogliono truccarla un po'. Ok. Aspetta. Allora, dove si vede la gomma potete cancellare. Il mio rosso va, quello non va. Così non c'ha segni. Vediamo quello rosso, okay. Questo rosso. Okay. Un po' scarico questo rosso. Non tutti scarichi questi colori. Quando è che va a segno? Questo non va, io va un minuto. Faccio un minuto. Ok. Vai tutti rossi. Dai, finisci. Abbiamo finito la nostra topolina. Questa è la mia. Questa è quella di Leo. E Leonardo, scusate, Gabriele, eccola qui, lui ha voluto fare i pua gialli. Ognuno è libero di fare papà e topolina come vuole, come vestirsi. Poi le ragazze possono anche truccarla, si possono fare anche le gote rosse o un po' di ombretto. Anche la gonna. Firmiamo il nostro capolavoro con il nostro nome, quindi io, Deb. E noi abbiamo i fini con i bende. Perfetto, firmata. Gabriele firma la sua. Cosa dirvi allora? Buon weekend, buona domenica e mandatemi i vostri disegni. Adesso, come sigla, una sorpresa con i paperini che avete fatto voi. Un bacio!